Palmiro Togliatti nasce a Genova il 26 marzo 1893. Grazie ad una borsa di studio, studia giurisprudenza a Torino. Iscritto al Partito Socialista fin dal 1914, è interventista durante la Prima Guerra Mondiale alla quale partecipa. Al termine del conflitto aderisce al marxismo-leninismo. Dopo la partecipazione alla Grande Guerra, inizia una collaborazione per lui fondamentale con il settimanale L'Ordine Nuovo di Antonio Gramsci, conosciuto alcuni anni prima nell'ambiente universitario. Nel 1921 Togliatti e Gramsci sono in prima fila nella fondazione del Partito Comunista Italiano. Con l'arrivo al governo di Mussolini, per i militanti comunisti i tempi si fanno sempre più difficili, si moltiplicano le violenze squadriste e gli arresti. Nel 1924 Togliatti si trasferisce a Mosca per sfuggire alla caccia dei fascisti. Nel 1927, dopo l'arresto di Gramsci, Togliatti diventa il leader del partito. Rimane in esilio durante la dittatura fascista, divenendo uno dei più importanti esponenti del Partito Comunista Internazionale e guidando il partito secondo le linee della Terza Internazionale Comunista. Con la caduta di Mussolini nel 1943 prepara il ritorno in Italia, che avviene a Napoli i primi giorni dell'aprile 1944, con un programma, definito la svolta di Salerno, con il quale propone di lasciare da parte la questione istituzionale e di appoggiare il governo Badoglio nella lotta contro i tedeschi e la fine della guerra. Dopo la liberazione diventa ministro della giustizia. In tale veste promuove un'amnistia che comprende anche reati politici commessi durante il fascismo, con l'obiettivo di favorire la riconciliazione nazionale e allargare il consenso alla costruzione della democrazia. Entra a far parte dell'Assemblea Costituente, collaborando alla definizione della Costituzione Repubblicana. Dopo l'approvazione della Costituzione Repubblicana e la vittoria della Democrazia Cristiana nelle elezioni politiche del 1948, Togliatti guida il partito d'opposizione. La tensione tra i due schieramenti è alta e il 14 luglio 1948 uno studente davanti a Montecitorio esplode 3 colpi di pistola contro Togliatti, ferendolo gravemente. Presso la Camera si realizza un infuocato dibattito e lo stesso Togliatti a dare al partito indicazioni di non reagire all'attentato. Quando nel 1953 Stalin muore e ha inizio la destalinizzazione, Togliatti rilancia la strategia gradualistica del partito che valorizza l'idea delle vie nazionali al socialismo. Negli ultimi anni rafforza l'autonomia del partito e dà via ad una sua complessiva riorganizzazione. Muore a Gialta il 21 agosto del 1964.